Lei ci pensa spesso alla morte? No, io non ci penso perché la considero una cosa naturale. C'è un grande scrittore che amo molto, che ha sempre detto che la morte bisogna odiarla, combatterla come se fosse possibile. Non sarebbe concepibile nemmeno la vita senza la morte, questo lo dobbiamo ammettere. Se continuassimo a vivere tutti, a parte che vivendo diventiamo decrepiti, ma poi il mondo si popolerebbe. Forse anche Insomma, è una noiosi. sciocchezza, no, davanti alla logica non ha nessun senso. Però capisco che uno può avere una sorta di ribellione, in questo caso certo poetica, verso il concetto della morte. No, io questo non ce l'ho proprio perché mi riguarda per niente. Spero, in un certo senso quasi mi aspetta, che mi capiti come a chi non ha mai perseguitata, di essere premiata, cioè di morire senza accorgermene. Lei ha viaggiato tanto con suo marito, poi scrive negli anni Ottanta Le lune di Kvar, che descrivono i viaggi in Jugoslavia con il Sì. suo nuovo compagno e amico Sì. Questo Antonio Ria. libro forse sa com'è nato, non è nato in nessun modo, è nato da solo, in quanto siccome lui andava sul molto a nuotare, cosa faceva nelle isole, e invece io al mare sto all'ombra, avevo molto tempo per me e avevo dei piccoli carnet sui quali scrivevo degli appunti. Per fortuna ci mettevo la data perché li aprivo a casaccio, poi li ho ricopiati come per caso. E mi sono trovato che c'era un po' un'immagine di quei luoghi e di quel tempo, e così è diventato un libro. Ritornando sui viaggi, vi ho viaggiato molto, è stata anche in Giordania. Alla Giordania è dovuta quella fotografia che c'è sul mio libro L'Eterna L'Eterno Presente. Presente. Ero andata con Antonio e con mio nipote Emiliano. E questo viaggio, come tutti i viaggi, poi aveva dei segreti. C'era la civiltà dei Nabatei, era una cosa straordinariamente affascinante. La difficoltà per me è che non riuscivo assolutamente a stare a cavalcioni dei cavalli.